Ciao Giampaolo, come va? Beh, onesto, ho visto con molto interesse le tue interviste, mi sono piaciute tutte, anche quelle di Giorgio. Ho appreso con dolore la scomparsa di Nando Iopolo. Mi è dispiaciuto molto, veramente un personaggio che di grande spessore, che ha sempre espresso con i termini chiari e precisi quello che era il suo pensiero e quello che era il suo orientamento economico, insomma, che una giusta critica nei confronti del sistema. Bene, sto... Beh, ci ha lasciato un compito, no? Ci ha lasciato un compito di continuare e di approfondire. È un messaggio ben preciso, insomma, sì, che dovremo poi coltivare e dovremmo tenere sempre presente questo messaggio. Ho tra l'altro sentito Giorgio, il quale si sente, sai che ha avuto naturalmente un incidente, si è completamente ripreso e dovremmo incontrarci la prossima settimana. Ti racconto una cosa, che eravamo andati insieme a trovare un amico per intervistarlo e io l'ho lasciato, dico: Giorgio, ti serve un passaggio? Dici: no, vado a Piazza Barberina a piedi e mi prendo i mezzi. Cioè, io arrivo a casa e mi chiama l'amico in comune e mi fa: oh, guarda che Giorgio è caduto qua là. Mannaggia, lo chiamo e dico: guarda, non ti si può più lasciare solo. Infatti non detto poi che ti vengo a prendere, dice: no, guido la macchina. Aveva detto pure senza la macchina. Forse la macchina è più sicura di quando uno va a piedi. Senti una cosa, lo sai che in rete ti hanno reclamato? Cosa vuol dire tradotto in termini più semplici? In termini più semplici, se hanno detto: quando torna Pucciarelli, perché ce l'avete nascosto? Perché non ci sono più i suoi video? Allora ti ho chiamato per fare una piccola intervista di New Reentry. No. La cosa mi fa molto piacere, come tu ben sai, ma ho fatto delle riflessioni negli ultimi tempi, anche rivedendo un po' tutta quella caterva di libri che ho, che sono libri che vanno meditati. Io li ho presentati in parecchie occasioni e è nata appunto la convinzione che noi non siamo dei critici, ma assumiamo posizione di difesa nei confronti della popolazione, di tutti i cittadini, non solo italiani, ma i cittadini del mondo, i quali sembrano non considerati cittadini, ma dei consumatori e degli utenti. E questa è forse la grande differenza. Noi siamo consumatori e utenti, si vede da tutto quello che ci... Il mondo dei media che ci circonda è sempre uno stimolo a consumare, ad acquistare qualcosa, oppure a beneficiare di una utenza speciale rispetto ad un'altra. È il cosiddetto turbine del turbocapitalismo, chiamiamolo così. Turboconsumo, certo. Turboconsumo, eccetera, eccetera. E mi viene in mente una cosa molto precisa, anche che ha molto probabilmente anche sottolineato il grande equivoco del marxismo, cioè del pensiero di Marx, sì. E che è stato forse troppo utilizzato in una certa maniera dal capitalismo monopolistico. Le intenzioni di Marx erano più che oneste, se vogliamo, nel senso che si poneva a difesa dei lavoratori, ma non considerando i lavoratori anche come consumatori e come utenti. Ed era il vero scopo, invece, di quella casta finanziaria elitaria, la cosiddetta ruling elite, come la chiama l'autrice De Anna Spingola, nel libro appunto che ha questo titolo, la quale ha voluto molto probabilmente confondere le idee anche nei confronti di quella che era invece la posizione presa dal nazionalsocialismo, che considerava l'uomo sociale, l'uomo come forza al lavoro, come viene per esempio, ecco, come mano d'opera, perché l'uomo, di Marx, si aliena se stesso, una parte di se stesso in quella che è il lavoro, che poi dovrebbe costituire una valenza in più invece per quel lavoro fatto e quindi per quel capitale che va ad arricchirsi per la forza lavoro.
mentre l'uomo è considerato oggi come oggi soltanto una macchina che produce lavoro, che fa, secondo gli schemi tayloristici e fordistici del neoliberismo pirata, chiamiamolo così, che è quello che pensa che noi siamo delle teste, delle talking head, ma siamo soprattutto delle bocche che mangiano e degli utenti che devono utilizzare quello che viene fornito, insomma, ecco, sono solo quelli, dal punto di vista politico, poi dal punto di vista etico, qui ci sarebbe da discutere, anche perché poi sfociamo secondo quelli che sono gli orientamenti della nuova morale, che è chiamata anche politicamente corretto, John Rawls insegna in questo senso, per cui anche quelli che sono i diritti basilari e le ground norms sono andate piano piano a farsi benedire, insomma. Questo, io manifesto questo mio stato di, questa mia sensazione di pessimismo, perché sento di essere proprio pessimista, perché non vedo un orizzonte sereno, insomma, nonostante tutto quello che io, te ed altri diciamo a questo proposito. Siamo schiavi di un sistema finanziario ed economico che secondo me non migliorerà mai, ecco tutto qua. No, hai fatto, mamma mia, una riflessione molto 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 profonda. Vedi, la stessa Costituzione italiana porta il marchio di quello che tu hai detto, no? Cioè, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, non perché il lavoro non sia abilitante, non dia dignità, eccetera, eccetera, che queste sono cose ovvie, scontate e banali, ma il fatto che questo imprinting stia sull'articolo 1, quasi a preparare una società, una Costituzione per dire tu uomo sei tale, la tua dignità è tale solo se stai in questo meccanismo di lavoro. Ora il problema è che, sempre banalizzando, si vive per lavorare o si lavora per vivere? No? Famoso detto che riassume poi un po' tutta questa filosofia. Tu citavi Marx. Certo, Marx probabilmente, Engels, perché poi il Capitale è stato scritto da tutte e due, insomma, no? Certamente forse, salvo che questo Capitale non gli sia stato commissionato da lor signori, come direbbe Giorgio Vitali, sicuramente però sicuramente dava una prospettiva però sbagliata, un'illusione sbagliata. Cioè, quando tu dici alla fine, allora, la religione è l'oppio dei popoli, no? Tra l'altro qui c'è un famoso libro di Marx scritto in gioventù sulla questione ebraica, che io inviterei la gente a leggere cosa lui diceva delle religioni e soprattutto della religione ebrea. Ma non niente di strano, però lui dice: se noi togliamo il privilegio a tutte le religioni, esatto, nessuna avrà la presunzione di essere meglio delle altre. Su questo, esatto. Su questo possiamo. Il concetto di base è quello, proprio con il dialogo con quel Bauer, credo, sì, che si chiamasse Bauer. Bauer. Esatto. Praticamente lui, dov'è che forse l'errore che ha fatto Marx? Nell'aver dato l'illusione di una in cui il proletariato alla fine diventava padrone, no? Dell'industria, diventava padrone, insomma, chi ha letto il Capitale la sa perfettamente qual è la fine e il concetto che voleva dire Marx. Ora io dico, ma vedi, giusto per condividere il tuo pensiero, il problema è che questo lavoro che si è sempre più evoluto, no? Prima avevamo l'agricoltura, poi l'agricoltura è diventata sempre più industrializzata, poi siamo arrivati alle prime industrie, poi le prime industrie pesanti, poi siamo diventati impiegati, adesso internauti. C'è sempre una maggiore tecnologia, corre sempre di più, ogni era industriale è sempre più veloce della metà della precedente, cioè se prima un'evoluzione ci metteva 100 anni, l'evoluzione successiva ce ne mette 50, poi 25, cioè, quindi si corre sempre tecnicamente. Nel consumo, perché tu sei partito dall'uomo consumatore, l'uomo esiste solo se può consumare,
siccome c'è sempre questa voragine dell'usura, no, che tutto il sistema economico deve dare il pizzo all'usura, succede un meccanismo perverso, che tu devi produrre sempre di più, poiché la voragine del debito pubblico si allarga a causa dell'interesse, ti presto 100, mi devi dare 105, ti do 105, mi devi dare 110, è chiaro che io devo consumare sempre di più. Allora, prima si facevano prodotti di qualità che duravano, poi se si è capito che se li fai troppo lunghi non li vendi più, allora li devi fare con l'obsolescenza programmata, così si rompono entro 3 anni, entro 1 anno, entro 3 mesi, eccetera, e quindi vendi poi bisogna creare il fenomeno delle mode, no? L'ultimo, perché l'ultimo è il più bello. Non basta, devi produrre e indurre bisogni inesistenti, cioè produrre roba che non serve ma devi vendere, cioè devi arrivare al turboconsumo, tutto perché? Per fare quel margine che bisogna riconoscere all'usurario. È chiaro che questo sistema ha un limite, perché viviamo in un mondo finito, ma questo sistema invece prevederebbe un sistema infinito a imbuto, con un sistema a catena di Sant'Antonio, e quindi siamo agli sgoccioli, siamo al collasso. Non solo, ma questo modello economico non può essere adesso preso dalla Cina, dalla Russia, dall'India, perché l'America, sentivo dire, che è il 5% della popolazione mondiale, no? Ma consuma il 25% del PIL mondiale. Ora, con questi parametri, se prendiamo il modello del neoliberismo americano, della democrazia americana, del consumo americano, no? E lo esportiamo in Russia, in Cina, in India, dove andiamo a finire? Se posso risponderti in due parole, vedi, c'è anche questa considerazione da fare, che questa ruling elite ha risolto il problema proprio perché è una minoranza, e che questo problema di minoranza lo ha sviluppato concentrandolo appunto su due strumenti fondamentali, che sono il sistema economico e il sistema finanziario. Quindi è uno sviluppo quantitativo e non qualitativo, quello della produzione, che mira sempre, questo è manifestato appunto dall'iperbolico debito pubblico che non andrà mai a finire, non sto parlando solo di quello americano, ma di quello che anche di altri paesi, sempre con le dovute premesse, le considerazioni e le verifiche che vanno fatte a proposito della dizione debito pubblico, ci sarebbe da discutere per 3 ore su questo, ma per il momento accantoniamolo. Lo sviluppo quantitativo è congeniale al profitto continuato che deve per forza di cose trarre chi si impegna a finanziare tutte quelle che sono le attività umane, soprattutto quelle del consumo, attraverso investimenti continui. È quello che voleva appunto evitare, sto parlando appunto dell'economia speculativa che è imperante oggi, quindi che uno sviluppo quantitativo e non qualitativo, cioè un bene, una commodities, è destinata a durare poco nel tempo perché deve essere sostituita e non può quindi avere una valenza, un valore intrinseco anche dal punto di vista temporale. Questo era proprio il sistema, e qui nessuno spero che mi voglia criticare, ma devo citare ancora il sistema che aveva adottato il nazionalsocialismo di Hitler, cioè si pensava alla qualità, si pensava al controllo del consumo, al controllo della produzione, al controllo dell'emissione monetaria, e quindi era un controllo che, attenzione, a differenza di quanto prevedeva il capitalismo di Stato, o il cosiddetto capitalismo di Stato, detto impropriamente, o il sistema dell'economia pianificata, il sistema nazionalsocialista aveva bisogno del capitale, ma impiegato sotto il proprio controllo. Quindi, scusate, un po' ridosso in questi giorni, per freddo, ma comunque aveva bisogno del capitale ed era essenziale il capitale, purché fosse controllato e fosse giusto anche il guadagno che avrebbe fatto questo capitale. Va bene? Questa era la cosiddetta economia del Terzo Reich.
Allora, mi diranno che io sono neonazista, ma purtroppo bisogna dirlo. No, no, ma vedi... Ma lo dice un tale che si chiamava René Dubas, il consiglio alla lettura per l'ennesima volta di questo libro, che si chiama, è reperibile anche in Italia, ed è intitolato L'ordinamento economico nazionalsocialista. Ed ecco perché hanno fatto la guerra a Hitler e hanno fatto scoppiare la seconda guerra mondiale. Ma no, non l'hanno fatta solo a Hitler, l'hanno fatta pure a Mussolini per medesime ragioni. Il sistema era quello, ma dobbiamo chiederci, per esempio, perché non l'hanno fatta a Franco e non l'hanno fatta a Salazar, che erano dittatori. Allora tutti le forze democratiche liberali contro i tiranni dittatori che erano Hitler e Mussolini. Ma c'erano altri dittatori che questa democrazia americana, questa libertà americana tolleravano e coltivavano, perché ma vedi, naturalmente non loro... erano contro il proprio sistema economico e finanziario, tutto lì, perché proprio le guerre nascono, sono nate tutte queste guerre, sono nate a Wall Street, e proprio poche ore fa parlavo con Ubaldo Croce, e si parlava di questa della conferenza mondiale economica di Londra del 1933, dove le banche internazionali e quello che sarebbe poi diventato turbocapitalismo americano, quindi quella elite finanziaria che non posso fare meno di dirlo, ebraica, che comanda tutto il sistema, decise proprio nel 1933 che sarebbe stato utile ristabilire la prosperità derivante da una nuova guerra mondiale. 1933. Questo lo diceva nel 1933. E c'è un articolo che ho mostrato, spero che Ubaldo abbia provveduto a mettere su in rete questa intervista, dove mostro anche il sito dove si può trovare questo articolo, che è in PDF, in formato PDF, ma può essere consultabile da tutti quanti. Quindi lo sviluppo quantitativo, non qualitativo, e anche la perdita di quella nostra identità, di quella nostra coscienza, chiamiamola così, noi non ci sentiamo tanto cittadini, abbiamo sì dei diritti, abbiamo il diritto di andare a votare, così, eccetera. Guarda anche un po' quella che è la selezione che viene fatta su quelle che è la capacità di dover dire qualcosa, di esprimere qualcosa. Lo dice, se fai parte di una determinata casta, se fai parte del giro dei tollerati e degli eletti, dei selezionati giornalisti, anche il giornalista, la stessa coscienza del giornalista non sa farsi benedire, è perché poi ci sono tutti i media che naturalmente rispondono ad una determinata, devono rispondere ad un determinato criterio, altrimenti non vengono sentiti. E questo fa parte di un'educazione che oramai è andata a influenzare anche il sentimento e il pensiero delle nuove generazioni, fammelo dire, che sono tutte un pochettino orientate verso delle problematiche che non hanno niente a che vedere con l'argomento che noi trattiamo in questo momento, giusto? Cioè, pensano ad altre cose, pensano all'intrattenimento, pensano al divertimento. Non hanno più una direttiva, non hanno più un... Ma questa è la mia... Nando Joppolo, che ci ha lasciato e che tu hai ricordato, lui si batteva contro questo pensiero unico del neoliberismo, che ha ridotto la dignità umana a mera macchina del consumo. Questo neoliberismo, anche culturalmente, tu l'hai detto già anche tante volte in passato, mira a distruggere le identità, nazionali, anche volendo, senza essere troppo farzosi, anche con l'immigrazione selvaggia, ma non è tanto quello, quanto la cultura dei film, la cultura della comunicazione sociale. Oggi la tua dignità è misurata in rapporto a quanto tu puoi dare al sistema economico. Il fatto stesso che l'età pensionabile si stia spostando sempre più verso l'alto è perché tu devi ancora produrre, devi ancora far girare denaro a debito, quindi, per il sistema economico.
non ci serve una persona umana che abbia voglia di vivere, abbia una dignità, un suo pensiero. Ci serve una persona che consumi, che sia, perché il sistema funziona sul consumo. Il consumo alimenta l'economia e l'usura. Un'altra cosa volevo dirti, perché tu hai citato poi anche i mercati finanziari. Non solo il consumo è arrivato al turbo consumo e quindi alla produzione, al consumo di roba perfettamente inutile, immondizia, roba che usiamo un 5 minuti, un'ora, un mese e poi buttiamo via. Pensiamo a rasoi, pensiamo a plastiche, pensiamo a telefonini che durano 3 mesi, eccetera, eccetera. Tutta una serie di e tra l'altro con l'induzione del nuovo modello, per carità, perché se non hai il nuovo modello non sei nessuno, eccetera, eccetera. Se è arrivata alla turbofinanza, magari si fossero fermati alla turboeconomia. No, hanno cominciato a fare i derivati, hanno cominciato a fare i forex, hanno cominciato a speculare in borsa e quindi hanno creato buchi finanziari e li vogliono colmare con l'economia reale, facendo pagare questi, cioè loro giocano alla roulette per intenderci, e poi i debiti li deve pagare l'uomo, come negli stati, spostandogli la pensione a 70 anni, a 75 anni, anzi sai che c'è? Non manco te la do, perché non mi servi più, quando tu sei troppo vecchio non mi servi più. E allora è chiaro che questo sistema non può reggere. Tu prima parlavi anche della finanza ebraica. Io devo dire che è vero, sostanzialmente le fila della finanza mondiale sono tenute dalla finanza ebraica, però è pur vero che ci sono filoni di finanza non ebraica che vanno a stretto braccetto con questi signori, e quindi c'è anche c'è una certa responsabilità. Rispondo anche sull'ultima cosa: tu hai parlato di nazionalsocialismo. Bisogna fare i conti, perché quella era la cosiddetta chiamata terza via del capitalismo nazionale. È vero, e sono d'accordo con te, c'è stato un capitalismo sano, c'è stato, ed è stato proprio quello della Repubblica Sociale Italiana, o comunque parte del ventennio, ed è stato quello della Germania. Ma perché? Perché era un capitale di Stato e che serviva per il bene del popolo, era un piano controllato. Allora dov'è la via di mezzo? Perché qui non si bisogna stare attenti, perché il comunismo, come tu ci hai insegnato, l'hanno creato loro, no? Con il finanziamento della rivoluzione bolscevica, quindi era perfettamente controllato da loro signori, e sapevano che fine avrebbe avuto. A sua volta il neoliberismo e il capitalismo lo conoscevano. Quello che non conoscevano, che era una terza teoria, era proprio il nazionalsocialismo, dove c'era sì la libertà privata della singola impresa, ma c'era il capitalismo di Stato che comunque creava imprese di grande lustro, e in Italia ne abbiamo l'esempio, INAIL, Finmeccanica, eccetera, eccetera, che reggevano per l'interesse della nazione. Ecco che doveva essere distrutta questa terza via, questa terza idea. Esatto, la parola chiave è proprio fare l'interesse generale, anziché fare l'interesse privato, tutto qua. Cioè anche l'intervento del capitalismo nel sistema nazionalsocialista era quello di privilegiare l'interesse generale, cioè l'interesse di tutti i cittadini, di fronte all'interesse del privato. Ed era questo, era un'aberrazione fondamentale che insomma non poteva essere accettata dal cosiddetto capitalismo, che poi è diventato monopolistico, tra virgolette, americano, il quale si è appropriato anche di tutti quelli che sono i know-how della tecnologia per poter appunto sviluppare questo consumo quantitativo e non qualitativo, e per poter naturalmente mantenere lo standard di profitti che è abituato a trarre per ogni investimento che fa quasi quotidiano. Basta vedere tutto nell'ambito anche di quella che è chiamato governo globale, cioè la globalizzazione. Vedi che nessuno parla più della globalizzazione, però stanno parlando molti di questa SGC, della Single Global Currency, che dovrà poi essere quella in funzione in questo governo globale. Anche la nostra perdita di identità nazionale
il nostro modo di non pensare più a quelle che sono le nostre tradizioni, alla nostra cultura, a questo effetto dumping sia economico che sociale che ci viene fatto da questi immigrati che vengono da tutte le parti del mondo. Noi non abbiamo perso la nostra identità, non siamo più nemmeno è proprio di essere in Italia o di essere in un altro posto, anche Giampaolo, perché ci insegna, è propedeutico al neoliberismo. Cioè, tu non devi essere cittadino di uno Stato, non devi avere un'identità, ma devi essere un consumatore di un mercato, punto. Ecco, allora, l'esempio più lampante di questo, poi per chiudere la faccenda, è dato da McDonald's. McDonald's è uno dei più grandi produttori di carne e ha invaso l'intero globo, ed è un distruttore del pianeta. Noi sappiamo, ce l'hanno detto anche dei cultori, anche dei critici, che poi sono quelli anche finanziati dal sistema, come Jeremy Rifkin, il quale ha scritto un libro che si chiama Ecocidio, inviterei chi ci ascolta ad andarlo a leggere, l'ha scritto circa una quindicina d'anni fa, comunque è un libro molto utile, ma noi siamo propensi a seguire questo iter, lo vedo anche dalle mie conoscenze, insomma gente che è più giovane di me, hanno 20-25 anni, meno di me, ma tu sei fuori moda, devi seguire il trend, oggi fanno tutti così, perché il trend, la moda stessa, è determinata dal potere, così come è determinato da questo potere che si esprime attraverso la finanza e attraverso il sistema economico e tutti quei sistemi adottati nei mercati finanziari, è quello di mostrarci un mondo di violenza. Come tu apri il televisore, vai al cinema, vedi sempre gente che spara, gente che si uccide, morti ammazzati, autopsie, ma guarda soltanto la TV spazzatura che ci viene data da chi non ha la fortuna di avere la Sky o altre cose che anche lì ci sono. C'è sempre violenza, morti ammazzati, autopsie, e rilievi scientifici, tutte queste cose qua. Poi l'uomo è il carattere umano, l'umanità stessa, dove è finita? Non ci sono altro che guerre. Purtroppo anche il modo di intendere la guerra è sempre un modo che vedi anche quell'insieme di menzogne e di pretesti che vengono sempre proposti anche quando si deve giustificare o legittimare una guerra come quella che è condotta in Siria. Mettono tante balle, diciamo, le armi di distruzione di massa. Ma le armi di distruzione di massa chi le ha inventate? Quegli stessi che fanno la guerra. Chi è che possiede le armi di distruzione di massa? Quegli stessi che vogliono la guerra. È la storia dell'atomica, no? E non dico chi è, scusa, non dico chi è. Poi anche, ecco, suggerirei anche un altro libro che io ho presentato in parecchie occasioni, è intitolato Il cancro americano. Se vuoi lo vado a prendere, ti mostro. No, io non ti voglio pedire. L'ho visto tante volte, per cui cancro americano non si riferisce ai poveri cittadini americani, ma ovviamente sono sempre più bistrattati, ma a quella elite, a quella minoranza, elite detti anche i pronipoti dei Robert Barons, va bene, sappiamo chi sono i grandi banchieri, quelli che controllano risorse energetiche, lo stesso sviluppo tecnologico, anche tutto quello che viene continuamente inventato, updated, si dice in americano e in inglese, cioè ci vuole sempre quello, perché gli investimenti vogliono per forza di cosa che ci sia l'aggiornamento continuo, e quindi si sono appropriati anche di quelle chiavi tecnologiche che a un tempo potevano essere anche considerate dei cervelli europei e non dei cervelli americani, perché gli americani hanno un modo di pensare, un loro sistema razionalistico che è razionalizzante, ma al punto di determinare soltanto un archivio di dati, cioè non è euristico, ma è algoritmico. Certo. Per usare una frase che diceva ai tempi di 2001 Odissea nello spazio, ormai è passato tanto tempo, ma si diceva che appunto il computer è un algoritmo e tutta la mentalità americana è soggiogata da questa legge dell'algoritmo. Poi tu ci sei stato in America, quindi. E non dello spirito euristico, cioè dell'invenzione, dell'intuizione.
che va unita alla scienza. Capito? Sì, no, no, ma loro è tipico rubare le idee altrui, no? Voglio dire, o rubano le persone direttamente o rubano le idee, insomma. Come no? Ma abbiamo tutta una storia proprio italiana. Adesso lo facciamo noi, abbiamo una storia dei gialli italiani. Dal telefono alla Marconi, eccetera, eccetera. Va bene, senti, è stata una piacevole chiacchierata di rientro. Appena torno a Roma, bene, dobbiamo fare un... Sei mio ospite, vieni con Giorgio e ci andiamo a mangiare la pizza. Sei sempre gentile. Appena rientro faremo questa session, questa nuova session, va bene? Intanto ti ringrazio. Benissimo. E buona sovranità. Ciao, ciao. Grazie a te, Giuseppe. Ciao, altrettanto, ciao.